Non so che dire. Però oggi dormiremo bene. Sì, posto è tutto sta tranquillo. Molto quindi... basico, però ovviamente sì, sì. È meglio che 40 gradi. Ma che basico? C'è aria condizionata? Sì, no, nel senso c'è aria condizionata. E doccia, sì. Che altro ti serve? Ah, frigo pieno, cucina. Sì, da mangiare. Qualcosa. Domani alle 8, vieni qua per la colazione. Non puoi rifiutare. No, no, no. I iraniani insistono, se dici no e non hanno intenzione di farlo. Non se hanno intenzione sì. Continuano due, tre, quattro volte. Poi sì. Si fermano. Se dice no, no, si fermano. Ma questi sono proprio sì. Invadenti un sì, poco. Sì, un po' sì. Invadenti. Se sì. O non ti invitano o tipo ti chiudono la porta della macchina. Questo mi chiudeva le sicure della porta, esce a dentro, lascia la macchina, sì. Viene. Peccato che non ho filmato. Sì, No, non voleva sentire niente. Ragioni. Viene e basta. Viene e basta. E sta qua 3 giorni. Dopo parliamo. Sì, dopo mi dice cosa fai e da dove vieni. Andiamo a dormire, sì. A domani. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da più di 6 anni stiamo facendo il giro del mondo overland con il nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 60 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione? Africa. Attraverso i nostri occhi vogliamo mostrare la bellezza del nostro pianeta così come lo scopriamo e cercare di sensibilizzare le persone sulla sua fragilità. Clicca su iscriviti ed esplora il mondo con noi. Ok, allora stamattina il capofamiglia è venuto qui di nuovo, abbiamo fatto colazione assieme, uova, un po' di miele, formaggio, pane, e però mi sente molto bene oggi, quindi penso resteremo un altro giorno, c'è anche un forte vento fuori, quindi spostarsi non è cosa, quindi fortunatamente abbiamo avuto questa coincidenza di incontrarci con questa meravigliosa persona. Ha mangiato 2 minuti, dopodiché è andato via ed è tornato con questi bustoni pieni di frutta, bicocche, uva, pesche, prugne, melone, anguria, riso, gelato. Ha portato l'impossibile, ha riempito i frigoriferi, tutto questo è vostro, fate come se stesse a casa vostra e niente, a ora di pranzo verrà la moglie per assaggiare delle specialità irachene, quindi inaspettato. Letto matrimoniale. Settimana di Ferragosto, dunque noi generalmente siamo al mare, in spiaggia, a farci un bagnetto. Ma questo anno abbiamo deciso di andare in Iraq. Per entrare in questo paese vi serve un visto all'arrivo che costa $75 a persona ed è valido 60 giorni. Noi siamo stati circa 7 ore in frontiera, che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda Totò. Apparentemente qui in Iraq hanno un club automobilistico che riconosce il carnet de passage, però alla frontiera non hanno voluto sapere niente, quindi abbiamo dovuto ottenere questo permesso in protezione temporanea che ha durato 30 giorni e costa 100 euro. Vi servono contanti? Sì, perché non ci sono bancomat in frontiera, tanta burocrazia, documenti, fotocopio contro fotocopio, timbro qua, timbro là, insomma è... peggio dell'Italia. Siamo stati già ospitati, polizia, militare ovunque. Ci sono posti di blocco ogni 10 km, passaporto militare. Stamattina siamo stati svegliati, eravamo a casa di questo amico che ci ha ospitato, questa persona, dai militari, proprio erano 10-12 di loro, mitra in mano, e io mi sono anche spaventato, ho detto che caspita, e alla fine non sapevano neanche che c'era tutto parcheggiato, chi eravamo, noi pensavamo che qualcuno ci aveva cantato, guarda. Anche qui alla guida non è che siano, chissà che stanno facendo dei controlli, cioè 2 volte all'anno vengono i militari a bussare alla porta, se ho capito bene, per vedere se qualcuno ha delle armi, perché adesso sono proibite in Italia. Non è la prima volta che ci svegliano con i mitra fuori, polizia o esercito, però ha fatto uno strano effetto, perché comunque insomma questo paese sappiamo benissimo con tutte le guerre che ci sono state negli ultimi decenni, comunque un
paese ancora pericoloso. Può servire un fixer, il fixer è un locale che parla inglese e l'iracheno in questo caso, che ti aiuta a sbrigare i documenti e gli dà una mancia di 10-20 dollari. Noi abbiamo cominciato a fare le pratiche, non c'era nessuno, siamo riusciti a farli da solo, quindi abbiamo risparmiato anche questi soldi. Cibo è buono. Molto buono. Molto buono. Le porzioni è gigante. Mamma mia, ma infatti tutti quanti sono belli grassottelli, qua uomini e donne. E niente, noi andiamo avanti e vedremo cosa succederà. L'albero che vedete dietro di me è conosciuto come l'albero della conoscenza. Apparentemente qui in questa zona, circa 2000 anni fa, il profeta Abramo, che peraltro è il padre delle religioni monoteiste, quindi ebrei, cristiani, musulmani, venne qui in pellegrinaggio. Non sappiamo se piantò lui un albero o se disse che in questa zona crescerà un giorno un albero come quello lì di Adamo ed Eva e della mela. Quindi eccolo qua. E ogni giorno vengono qui a pregare persone un po' da tutto il mondo. Ora non c'è nessuno, penso forse per il caldo, sia cristiani che musulmani che ebrei, quindi è ancora oggi ritenuto un posto molto sacro. Abbiamo visto il Tigri, abbiamo visto l'Eufrate e qua è dove due più famosi fiumi della storia dell'uomo si incontrano. Ti convince di lasciare Totò da solo qua? No. No. Resta in macchina. Sì. Yala yala. Apparentemente in Iraq, qui in questa zona, fanno la mozzarella di bufala o qualcosa simile. Da napoletano devo andare a investigare, no? Andiamo alla ricerca di un po' di mozzarella. Gibin? Gibin? Ragazzi, l'abbiamo subito trovata. Gibin, Gibin? No, Gibin? Gibin. Ho avuto dei problemi a comunicare con la signora, quindi mentre capisco come chiederle quanto costa il prezzo per un chilo, mi faccio un giretto qua nel bazar. Salam alaikum. Hello, hello. Nice to meet you. Oh, wow. Oh my God. Nush Marsola. Shukran, shukran. Ci siamo riusciti. Mezzo chilo, forse. Di mozzarella irachena. Ovviamente la mozzarella non si può mangiare senza un pezzettino di pane. Sono molto amichevoli, proprio ti aggrediscono, quindi bisogna fare attenzione. Non so se mando Vera qui perché voleva mandare a turno. Vediamo se dice di farsi una passeggiata veloce senza entrare dentro. Allora ragazzi, questa è tipo mozzarella, tipo una treccia. Sì, questa è tipo burrata. Sì, se neanche non assomiglia per niente. Lo proviamo. Oh, guarda come si... No, non è mozzarella assolutamente. Vediamo. Un poco amara. Penso all'acidità che hanno usato per coagularla. Un poco acida. Nostra mozzarella di campagna da Napoli non si compara proprio. E adesso assaggiamo la burrata. Vediamo.
assaggiamo. Più buona? Mi piace di più. Anche questa è acida? Meno acida, più cremosa. È tipo una combinazione tra burro e un formaggio soft. Cremoso? Cremoso, formaggio cremoso. Allora è meglio questo o la burrata pugliese? No, la burrata pugliese, certamente. Decidiamo di andare a farci un giro nei dintorni di Alcibeish, nella famosa zona delle paludi irachene. Patrimonio UNESCO, è considerata l'area naturale più bella dell'Iraq. Tristemente però notiamo subito un'enorme quantità di rifiuti che quotidianamente vengono gettati nei canali, gli stessi canali dove animali come bufali e pesci vivono. Ci viene mal di stomaco pensando alla mostella assaggiata poco prima guardando le bufale mangiare pasticca tra i rifiuti. E di provare un pesce neanche a parlarne. Bye bye! Ciao! Le persone sono molto ospitali e felici di vedere dei stranieri nella loro terra e cerchiamo di chiudere un occhio sull'immondizia che ci circonda. È vero, in Iraq hanno forse problemi più gravi dovuti alla situazione politica e sommosse, ma questo non li giustifica nel trascurare lo smaltimento di rifiuti e l'educazione sulla responsabilità civica nei confronti di un luogo che discende dall'antica Mesopotamia e che oramai sta scomparendo. Mille chilometri in viaggio e celebriamo in Iraq. Sono le 5:30 del mattino qui a Cibeish e stiamo andando nelle zone paludose mesopotamiche dell'Iraq, dove vivono gli ultimi discendenti dei Sumeri. È incredibile lo sbalzo di temperature, specialmente alla mattina. Sì, adesso siamo intorno ai 30 gradi, ma fra qualche ora qui si arriverà sotto i 50. Pazzesco. L'antica Mesopotamia. Ci sei, amore? Dai, che se cadi è un bel video. Good morning. Salam alaikum. Questo qui è Haider, il nostro caronte. Ve lo secca da mare, voglio. Ok, now. Vieni, vieni, vieni. Tieni qua. E voilà. Questa barchetta sembra abbastanza stabile, nonostante l'apparenza. Navigare all'alba è sempre un qualcosa di magico. E rendere il tutto ancora più speciale è il fatto che siamo sullo storico Eufrate, o meglio, quello che ne rimane oggigiorno. Lasciamo il paesino che dorme ancora e ci dirigiamo verso numerosi canali scavati dai secoli e usati dall'uomo fin dalla notte dei tempi. Veniamo accolti da numerosi pescatori che pescano ancora alla vecchia maniera. Beh, la maggior parte almeno. Purtroppo abbiamo saputo che anche qui si pratica la pesca illegale con elettricità ad alta tensione. Ad accoglierci all'entrata delle paludi ci sono alcuni bufali che si fanno un bagnetto rinfrescante mattutino, un rituale che va avanti da millenni, perché dovete sapere che siamo al sud-est dell'antica mezzaluna fertile, la terra tra i fiumi, dove nacquero le prime grandi civiltà. Continuiamo ad addentrarci nella fitta rete di canali e passaggi. Siamo totalmente circondati da canne palustri che si estendono a vista d'occhio. Dozzine di uccelli spuntano dai lati e sorvolano tutto attorno a noi, poverini disturbati dal suono del motore. È una sensazione bellissima, non eravamo mai stati in un luogo del genere. Thank you.
arrivati e purtroppo li abbiamo svegliati, stavano dormendo i bimbi. E queste sono le loro case, bellissime. We are on a little island in the middle of marshes, Mesopotamian marshes in Iraq. Questo è quindi come migliaia di anni fa. Hello, salam, salam. Vivevano gli antichi Sumeri, le prime civilizzazioni durante la Mesopotamia, quindi utilizzando queste canne di bambù. E questa qui, diciamo, questa zona del sud-est iracheno è l'ultimo esempio rimasto in vita dove ci sono ancora queste popolazioni, i marshes, si chiamano marshes in inglese, delle paludi. E purtroppo bisogna dire che ci sono stati dei problemi durante gli anni, specialmente durante la dittatura di Saddam Hussein. Questa zona fu praticamente essiccata. C'è già, c'è bellissimo. Che colore bello di capelli hai tu, bellissimo. What's your name? Name? Nassim. Hey. Nice to meet you. Salam. Salam, salam. My name is Jassim. Very good. Questo qui è Haider, il nostro caronte, che praticamente ci ha portato in tutti questi canali dell'Eufrate fin qui. È molto bravo e sa portare molto bene la barchetta. È una leggenda. Grazie. In queste una zone. Una leggenda di queste zone, esatto. Grazie. Ciao. Ciao. Small. Yours. Che vuoi? No? Vuole essere filmata? Vai tu però, perché non posso andare. Okay. Do you fish in here? Do you fish in here? And also you have animals, right? Fish. To eat. And the animals? Moo. Ah, to me. And they eat this? They eat reeds? Yes? They eat? This one. And then you make with milk, you make cheese, yeah, milk it, and then make cheese and eat. Oh, very good. very good. Look at them. Look at them. They are beautiful. They are beautiful. Siamo Sonia, quanto sei bellissima, Thank you. Shukran. Quanto sei bellissima? Che stai facendo? E tu? Two girls, one boy. Yeah? One boy? One boy. Or three girls? Ah, girls. Ah, ok. Non voglio. Avellina. Purtroppo con l'avvento dell'era moderna, quindi la plastica, tutte queste cose che vediamo qui, questi rifiuti, non è che l'atmosfera è molto, ecco, diciamo, decorosa, quindi c'è tanta immondizia in giro dovuto appunto per il contatto con il vicino villaggio di Cibaish. Quando invece queste persone sono abituate ad avere tutto, a vivere senza l'uso di queste cose, di questa plastica, di tutti questi rifiuti, quindi mi domando, è bene integrare queste persone, è bene diciamo volerli cercare di portare ciò che è della città qui? Penso proprio di no, perché ovviamente poi tutti questi rifiuti vengono gettati qui nel fiume e vanno a contribuire all'inquinamento. Ciao, vuoi vedere? Vieni. Vedi. Siamo vicino a una delle case tradizionali fatte di canne qui nelle marshes, nella zona paludosa mesopotamica dell'Iraq, e hanno costruito case in questa maniera per quasi 6.000 anni, perché loro sono i discendenti dei Sumeri.
Ed è molto triste il fatto che c'erano fino a circa 30 anni fa 15.000 persone vivevano in queste regioni e adesso soltanto per millenni stavano... sì. Adesso soltanto una ventina di famiglie sono rimaste. E non si sa se in 10 o 20 anni rimaneranno qua, perché purtroppo la situazione è molto grave. Sì, la Turchia praticamente ha controllo sui fiumi e con delle dighe che stanno costruendo l'acqua che arriva qua è molto poca, quindi tutto anche si sta essiccando, e anche l'Iran. Quindi è un problema molto grave, ovviamente che è stato anche maggiormente amplificato dal fatto che Saddam Hussein, dopo la guerra del Golfo, fece dei canali delle dighe per essiccare, per punire queste persone, perché qui c'erano i ribelli. Quindi la situazione è molto triste, siamo molto fortunati a essere qui oggi. We make a tunnel between the Modi's drain water to this area of Western Hamar marshes. So you hope slowly to revive this area again? Yes, you are right. How long do you think it's gonna take? This is depend on the situation of the water that come from outside river. Because if it's controlled or not. From Turkey. From Turkey. And they control the flow of the water through Tigris and Euphrates, as you know, in the last 2 years. They complete the also dam, and then they plan to construct a new dam. It is Jezra dam. It is at location 25 kilometers from the Syria Turkey border. Trascorriamo la mattinata a parlare con l'unica famiglia che durante l'estate vive ancora qui. Di come le Arab Marshes vivono oggigiorno, i problemi dovuti alla siccità, di come le nuove generazioni e famiglie decidono di spostarsi in città diventando sempre più dipendenti dal cosiddetto mondo moderno. Sorge spontaneo chiedere la domanda più importante. Can I ask you a question? Do you think in 10-20 years the marshlands will still exist? And what? Do you think in 10 or 20 years? 20 years, yeah. The marshlands. Yeah, yeah. The marshes will still exist? Of course. Yes? Yeah. So you think with time they will revive this area? Of course. They will bring more water? Yeah, yeah. You said from another river? Yeah. So you think the government will not let this land die? Yeah, of course. Everybody here in Chibayesh or in the marshes would like to visit the marshes. Back again, like back time. Back time, yeah. But the kids, do they go to school? No, they don't go to school. They don't go to school. It's far away. Can they read? No. No. They didn't go to school. Never. Never. It's funny. Why? Because they are the one that invented writing. Yes, Marians. Yeah, descendants of Sumer. So they have a first civilization. They don't need school. They did their part. Different. Stiamo parlando della vita di queste persone. Ovviamente la visione della nostra guida è che tra 15-20 anni questi posti esisteranno ancora. Una visione ottimistica, ovviamente, dice che qua queste persone soltanto questo anno e le comunità qua attorno vogliono che le marshland, le marshes, le paludi ritornino a vivere. Non lo so, lascio un punto interrogativo. Comunque, mentre parlavamo tra le varie cose, abbiamo chiesto se i bambini che sono qui sanno leggere, scrivere, vanno a scuola. E ha detto no, niente, loro non sono mai stati in una scuola, e parlano questo arabo con alcune parole che discendono anche dai sumeri. Al che io ho detto un po' controsenso questa cosa, insomma alla fine
proprio loro che non sanno né leggere né scrivere sono i discendenti dei Sumeri che a suo tempo inventavano la scrittura, quindi hanno fatto il loro lavoro. You said these girls, these kids, won't, even if they go to the city and will stay one week, they will want to come back to their home. This is home. Yes, yeah. home sweet home. This is their island, and this is where they feel comfortable living. Them island and them world. Their world. Yeah. Even though it's hard. Lasciamo le paludi arabe dell'antica Mesopotamia con un vuoto nello stomaco. Perché anche se da un lato ci sentiamo fortunati per aver avuto la possibilità di vivere un'esperienza simile, dobbiamo fare i conti con la realtà. E da quello che abbiamo visto, né il governo né gli abitanti del luogo hanno serie intenzioni di preservare uno dei più grandi patrimoni storici dell'umanità. Stiamo lasciando Al-Chibaish and Chibaish. And the marshes, la zona paludosa mesopotamica, la zona naturale più bella dell'Iraq, con dei feeling un poco misti, perché dal momento in cui entri, metti il primo piede in questa zona, in questo territorio, sei controllato. C'è un primo checkpoint all'entrata dopo 600 metri, tipo ti portano dal capo, vedono militari. Sì. Fai 500 metri, poi mi hanno preso di forza un altro che stavano giocando a pallone, peraltro fotografie, come sei entrato, dove sei entrato, quanti giorni stai qua, che cosa fai, dove vai, un fiorino, la sapete la storia di Massimo Troisi al film. E che hanno chiamato questa persona, questa... Hanno mandato i nostri dettagli, yeah. i nostri passaporti a questa persona che praticamente dice a lui di che... essere la sicurezza dei turisti, quindi c'è anche la pistola, infatti oggi teneva la pistola. E lui ci tiene sotto tipo controllo. Mafia, esatto. Tipo mafia locale. No, esatto, noi abbiamo provato... Che sta controllando tutto. Tutto ciò che fai, e tutti quanti lo conoscono, e tutti quanti lo chiamano, quindi abbiamo cercato di andare... Di fare per i fatti nostri. E qualsiasi cosa fai, sei controllato. Ci sarebbe ancora tantissimo da dire, infatti... troppo lungo, magari abbiamo pensato che ne parleremo in una delle prossime live, perché c'è da dire, ci sono successe delle cose, insomma, ci hanno lasciato un po' a bocca aperta, un po' che bocca comunque aperta. Non abbiamo visto niente di questo. Qua vengono i giornalisti, i bloggers, i youtubers famosi che non mostrano per niente la realtà, quindi c'è abbiamo tanto da dire, e ne parleremo alla nostra prossima live. Vogliamo parlare di Iran e di Iraq. Non perdetevela, ovviamente. Perché sarà interessante. Sarà interessante, c'è un bel po' da dire. C'è tanto che non viene mostrato di questa zona. Siamo appena entrati in Nasiriyah, un'altra città irachena. Tristemente, stessa storia. Hanno tanto lavoro da fare in questo paese. Perché avevamo un secchio in mezzo alla strada. Andiamo ad aiutare due uomini in difficoltà che avevano bisogno di un cricchetto per cambiare una gomma forata. E ci domandiamo come mai con tutta l'immondizia in giro sparsa ovunque non avessimo ancora bucato. Era meglio che stavamo zitti. Wow. I don't think it's my lucky day. Wow. Ay, 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 ay. Sei contento? Giapponese. Thank you guys, thank you. Shukran. Quando vai in un villaggetto sperduto in Iraq. I like this one. Italia. I'm Italian. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello.
Alive with Lucy Hawkins. The war in Ukraine is a frozen conflict. It's not ending anytime soon. His supporters and to it stop may not have any real winners. But they stormed the country's That's what happens with long-drawn conflicts. No winners and clear losers. The losers are the people of those countries. Just look at Iraq. In 2003, the US launched a war on Iraq. 19 years ago. Siamo al confine Iraq-Kuwait, come al solito, tempismo perfetto, mezzogiorno, 46 gradi. Non siamo riusciti a pagare il visto, quindi penso ci vorrà del tempo qui. Speriamo che possiamo pagare in contanti. Salutiamo l'Iraq. Speriamo bene che entriamo in Kuwait. Allora, tutto ok, abbiamo avuto il timbro di uscita. Non ho la più pallida idea di quello che c'è scritto. Passaporti stampati. 5 minuti. C'erano due fixer che praticamente sono quelli che vogliono aiutarti, che praticamente non sapevano né leggere l'arabo né parlare inglese, volevano aiutare a noi. Comunque, lasciamo stare. Invadente un po'. Molto invadente. Comunque, andiamo in Kuwait. Andiamo in Kuwait. Mi sembrava strano che con tutta la burocrazia all'entrata e le 7 ore sudate alla frontiera era così facile. Ci serve un gate pass che praticamente è un'altra persona che deve vedere che abbiamo i timbri per mettere un timbro su un altro pezzettino e da far vedere a questo che c'è il timbro e poi possiamo uscire. Noi andiamo a trovare questa persona. I fixer mi sono saltati di nuovo addosso, hanno chiesto per questo gate pass abbiamo bisogno di $4,000, quindi mo sto cercando di risolvere, speriamo bene. Adesso incominciamo a giocare al giochetto di chi ha più tempo. Allora, dopo 3 ore all'uscita, a 50 gradi, Vera poverina sta malissimo, siamo riusciti a passare, praticamente c'era questa... Fogliettino di... E c'è stato uno che mi ha detto, da dove vieni? C'era la residenza in Kuwait, $10. Vera ovviamente ha perso la pazienza e... No, perché stavo sotto il sole, fa caldo, 50 gradi, per... non lo so quanti gradi sono, fa molto caldo e loro... A pausa a pranzo, a sigaretta... Sì, vai là, allora, aspetta là... Ha fatto un po' di bordello... Sono andata là con tanti uomini e ho detto ma che sta succedendo qua, è ridicolo, per un fogliettino di... Senza perché non abbiamo scampo, letto da nessuna niente. Parte che c'erano questi ricevuti da pagare che poi alla fine che stiamo facendo qua? Dobbiamo aspettare la ricevuta l'hanno fatta sole, comunque dobbiamo... sì quindi si doveva pagare $10, non li hanno manco voluti, infatti ce l'ho in tasca e mo vediamo, pagheremo visto in Kuwait e stiamo passando se finalmente. Ufficiale sì va se bene ufficiale così, va benissimo però sembrava un atto di va bene così ma non è che vengono da noi non lo so che gente iniziano a chiedere è quello $4,000 altro chiede soldi ma cioè. Non si fa quindi comunque quindi dopo le 3 ore e mezza finalmente abbiamo preso la follettina. Le frontiere sono sempre così so. Comunque ma vediamo che ci aspetta in Kuwait. Quattro ore e mezza qui alla frontiera d'entrata del Kuwait. Dopo un paio d'ore abbiamo finito, solo che è stata la prima volta in tutti i 100+ passaggi che abbiamo fatto che volevamo restare in frontiera. Non abbiamo parole per descrivere. E se succederà quello, una quello cosa, se wow, sarà wow. Bellissimo. È una cosa che aspettiamo e non vediamo non l'ora. Potevo crederci. Wow. Non potevo crederci. Neanche io. L'ufficiale ha trovato una cosa in macchina e ha proposto un'altra cosa. E... che non potevamo rifiutare. Vi raccontiamo tutto nel prossimo video.